Alle Recchioni il Pineto centra il terzo pareggio consecutivo dopo quelli interni con Carrarese e Vispesaro al cospetto di una Fermana che, benché falcidiata da parecchie assenze, impone l'1-1 agli uomini di Roberto Beni. Gara che si risolve di fatto in pochissimi giri di lancette nel primo tempo che i biancazzurri proveranno nella ripresa senza costrutto a portare dalla loro parte. È sempre Volpicelli ad aprire le danze in un match che si sapeva sarebbe stato insidioso. Il numero 7 prova col mancino a spaventare Borghetto, conclusione alta sopra la traversa, ma è l'antipasto al gol che arriva al 18esimo. Santi, nel tentativo di anticipare Chakir, sbaglia la misura dell'intervento e di fatto manda in porta Gianluca Germinario, freddo e bravo a scavalcare Borghetto con lob che va il vantaggio pinetese. Prima rete in questa stagione per il centrocampista biancazzurro, che porta avanti i suoi, in grado di mantenere però solo per 60 secondi lo 0-1, perché sulla pressione canarina in uscita su Lombardi prima e Volpicelli poi, il recupero alto della Fermana mette in condizioni Petrungaro di liberare il sinistro sul pallo lontano che batte Tonti. In un giro di lancette dunque botta e risposta con la squadra del neotecnico gialloblu Mosconi, che grazie al lavoro di Petrelli alla traversone che al 33esimo pesca in aria il tentativo aereo di Sorrentino, sfera al lato, brivido per il Pineto, prova a portare la gara dalla sua parte. Pineto che cambia tra primo e secondo tempo, fuori Germinario in Giambè, dentro Teraschi e Gambale, proprio il numero 9 in avvio di ripresa, manca l'impatto in spaccata sulla traversone di Volpicelli. 10 minuti più tardi gli ospiti ci provano da sinistra con l'altro neo entrato Teraschi, Volpicelli all'appuntamento col cross arriva puntuale ma manda a lato il pallone del nuovo sorpasso. Di fatto da qui in avanti da segnalare solo le proteste della Fermana per un possibile fallo di mano in area di rigore, marchigiani che chiudono in 9, Nigro di Prato espelle infatti prima Petrelli e poi Paponi. Pareggio che per la Fermana sposta poco, il Pineto continua il cammino invece verso la salvezza, il ritmo non è fulmineo, 15° pareggio, l'ottavo in trasferta, ma tanto basta per blindare un altro anno in Lega Pro.